Quando utilizzi un sistema di intelligenza artificiale, conosci davvero il suo funzionamento? Ti fidi di una decisione presa da un sistema automatico? Nel mondo dell'informatica applicata al diritto, avere il diritto alla spiegazione è una sfida cruciale. Ci troviamo al CIRSFID, il centro di ricerca di storia, filosofia, informatica e giuridica. Io sono Marco Billi. Il mio progetto di dottorato mira a garantire, da un punto di vista giuridico e, soprattutto, da un punto di vista tecnico, la trasparenza nelle decisioni automatizzate. L'obiettivo è quello di fornire una spiegazione, una motivazione della decisione presa da questi sistemi, in modo che giudici, cittadini e policy makers possano valutarne l'equità e la correttezza. Il mio progetto di ricerca si articola in due fasi. Nella prima fase traduco il diritto in codice. Quindi passo da un testo normativo, che è un regolamento, una direttiva, una legge, in un linguaggio di programmazione, un linguaggio interpretabile da una macchina. In questa prima fase mi sono anche fatto aiutare da dei ricercatori di ingegneria e di informatica. Insieme abbiamo sviluppato un modello di argomentazione che possa estrarre in maniera automatica i conflitti tra le norme europee e le norme nazionali. Nella seconda fase, invece, ho creato un dataset, una collezione di 700 sentenze, decisioni giuridiche che possa essere letta e analizzata automaticamente da un algoritmo. Questo mi è servito in modo da estrarre in maniera automatica da queste sentenze la logica e il ragionamento del giudice caso per caso. Questo algoritmo poi mi permette di estrarre in maniera automatica dalle sentenze i fattori giuridicamente e legalmente rilevanti che possono garantire quindi a un utente finale la motivazione e la trasparenza in questa decisione. Il mio progetto di dottorato mira quindi a fornire fiducia che sia reale, accessibile e condivisa verso questi sistemi di intelligenza artificiale. Perché fidarsi dei sistemi di intelligenza artificiale è possibile, ma solo se possiamo capirla.